Sono le 7:44, siamo alla stazione di Forlì e stiamo andando col treno a Bologna per poi prendere il treno per Venezia e andare così all'aeroporto. Luca fa. Sono le 8:46, mentre camminavo ho incrociato una signora di colore che mi dice: sei proprio un bell'uomo. Sono le 11 e 16. E niente, queste sono le nostre valigie. La svaligiatore di banca. Poi c'è. E poi ci sono i ravistoni. I ravistoni. I ravistoni. E poi c'è la porta. Si può bloccare le porte. Tu hai le porte. L'aeroporto. Non sa fare, su bisognino. L'aeroporto. Niente. Un gruppo di down. Tipo. Venezia Mestre. Anche noi. Siamo a Venezia Mestre, adesso dobbiamo andare a... col treno, eh. È il secondo cambio. Dobbiamo andare a Udine e poi... A Treviso dobbiamo andare. Col treno di Udine. Che va a Udine. Dobbiamo andare a Treviso. E... 20 minuti, dopo dobbiamo aspettare. Il treno alta velocità freccia rossa. Allora, 97, 26, 26, 26, 26, 6, 6, 6. Sono le 13:02 e siamo qui all'aeroporto di Venezia, siamo finalmente arrivati. Da dirlo così. E niente, dopo aver mangiato andremo a fare l'imbarco. Siamo appena usciti dal check-in. Appena, 35 minuti. Sì. Vuoi raccontare Marco quello che mi è successo? Se la droga vestito così con quella borsa da svaligiatore di banche, non avevo dubbi che... Jonathan così ovviamente l'hanno fermato per possesso di droga e niente, l'hanno arrestato per 45 minuti e comunque aveva sta borsa qui che era assolutamente da svaligiatore di banche, che entri in una banca e urli: dammi tutti i soldi, mettili qua dentro! Mi hanno messo i tamponi nelle I mani. I tamponi così. Nelle mani. E poi hanno detto: sei italiano? Fermati un momento dopo. Allora mi hanno fatto pure tutte le valigie e tipo hanno messo i tamponi anche nelle mani. E poi dopo ho messo. È stato un live, cioè, perché è che hanno detto adesso un mio collega la controllerà. Non tipo, cioè, tutto. Cioè, tutto cioè. Toccato tutto. Sì, sì, sì. Fatto adesso stiamo qui altre. Alle 3 qualcosa, alle 3:40 morente, cioè tra un 20 parte l'aereo, c'è un'altra ora. Guarda che faccia, guarda che faccia, non se l'aspettava. Non me l'aspettavo. Sono le 18:42 e siamo arrivati finalmente all'aeroporto di Valencia. E niente, allora le vostre impressioni quali sono? Non stanno arrivando questi bagagli, cioè. Stiamo aspettando i bagagli che ancora non arrivano. Dobbiamo arrivare alle 19 all'hotel, sono le 18:43. Siamo appena usciti dall'aeroporto di Valencia. E ora niente, queste sono le prime immagini di com'è il paesaggio locale. Ora dobbiamo andare all'hotel. Troveremo un modo. Vedere l'andazzo proprio. Kevin, com'è l'andazzo? Un caldo a fondo. Sì, siamo qui che stiamo aspettando Nicolas e Parigi che non arrivano mai. Ok, forse sono laggiù, esatto. Che stanno prendendo la strada sbagliata. Sbagliata. Noi siamo qui sotto un ponte in mezzo alla strada. Alla Ambre Botella, bro. Ambre. Tutto lo sotto, assolutamente. Guarda sì. Che l'ha sbagliato qui, Tony. Ok, sono lì, sono là.
pronto? E ottimo, di merda. Andiamo a Valencia a mangiare la papaya. Sono le 19.30, alle 19 dobbiamo essere all'hotel, ma vabbè, comunque abbiamo, adesso stiamo aspettando la metropolitana, dobbiamo ringraziare per essere qui un criminale spagnolo che ci ha aiutato, valesissimo, e niente dai, però sempre meglio di quello italiano che voleva venderci a 12 euro il suo biglietto zona A, quindi, e niente. Abbiamo 20:01, siamo finalmente arrivati, siamo usciti dalla metropolitana e adesso dobbiamo andare all'hotel. 8 minuti a piedi, dai, andiamo. Eccola Flora. Pronto? Il paesaggio tipico spagnolo, valenciano, molto esotico. Siamo arrivati all'hotel, subito la pausa del wifi, ecco la nostra stanza. No. Netflix gratis, leggendario. Vai Andrea Russo! Sono le 21:10 veloce. E per la prima volta sono riuscito a fare una battuta che ha fatto ridere i miei amici. Molto. Ed è stata anche bella. Sono le 21:15 e mentre stiamo andando a mangiare scopriamo che sotto il nostro hotel, proprio sotto il nostro hotel, c'è la chiesa gotica di Valencia. È incredibile quanto l'oscurità e il gotico siano connessi e collegati a me, al mentalista oscuro e alla mia leggendarietà. Leggendario la chiesa gotica. I murales di Valencia. Sì, una della professione. Sono le 22:22, abbiamo appena finito di mangiare al Burger King. Vado fuori. Con le bibite illimitate, leggendarie. 22:39, siamo all'Hard Rock Café di Valencia, gli altri sono già entrati. Tre volte. Tre volte. Giustizia. Tre volte. Giustizia. 7:24, questa è la visuale del nostro bed and breakfast, è il mercato di Valencia, notiamo il murales leggendario. Sono le 9:44, abbiamo provato a noleggiare dei motorini per andare alla playa, ma qua le leggi spagnole sono che bisogna avere almeno la patente B da 3 anni per guidare un 125, e quindi niente, adesso andiamo a piedi o in metro. 9:55, siamo da Starbucks, loro hanno i nomi scritti bene.
Ovviamente. Io invece ho il nome scritto Jonathan con la J. Jonathan con la J. Ma che fai? Non se l'aspettavo. Siamo a Plaza La Regna, leggendaria, a Valencia. E ecco un leggendario palazzo gotico. Io adoro questa architettura, è veramente fantastica. Leggendario. Berta, che cosa pensi finora di tutto questo? Soprattutto, che cosa pensi delle leggi spagnole? Assunto è Claudio Torres. Le leggi spagnole, cioè, non si può guidare la moto 125 e... anche se hai la potente della macchina, che senso ha? Che senso? Ammirate l'oscurità gotica. Nel frattempo qui si sta celebrando una funzione, ma io intanto ho perso gli altri. A caso, camminando, siamo arrivati al Parco Botanico di Valencia, leggendario. Là ci sono dei pavoni, ci sono degli esemplari di Nicolas Parisi. Infatti ora Nicolas sta andando dai suoi simili. È un pavone, guarda. Nicolas? Nicolas? Dove sei? Ah. Oh, vediamo un incontro avvicinato. Nicolas che si sta guardando allo specchio, guardate, guardate qua. Comunque stiamo proseguendo, ci sono anche i semafori per le biciclette, questo parco bio. Comunque volevamo ricordare che Berta 26 mi ha prestato queste scarpe. Ma per forza, erano più le scarpe da sala. Non più calzetti. Zoom sui calzetti. Leggendario. Oh, questo? È buono? Questo qui se lo bruci? Lo fai di legna? No, se fai un mobiletto con due cassette recenti, fai sto pure! Comunque nel video finale voglio la foto di Riccardo. No, di Claudio Torres qui. Qui. Ok. Siamo allo stadio di Valencia all'esterno ed è veramente altissimo, mamma mia, bellissimo lo stadio di Valencia. Lo sdrubalino c'è. 12.04, siamo da Subway. Kevin sta mangiando il suo panino buono. È la prima volta a Subway questa per Kevin. E niente, ottimo direi, sempre buono il panino da Subway. Poi ho la Monster, l'ho comprata a 1,50€, che in Italia invece ne costa 3€, se non anche 3,50€. E in più ci sono di vari gusti, leggendari. Intanto aspettiamo Nicolas e Berta e poi alla playa. Tra l'altro avevamo telefonato 5 volte. Ah sì? Suonare silenzioso in borsa. Appena vedremo passare due asdrobalini.
Saranno loro. Vediamo l'andazzo. Anche loro ora stanno, sono lì che stanno andando da Subway. Vinco un attimo e arrivo. Questa mi perseguita, cioè una macchina bruciata così, ghetto incredibile a Valencia. Ma qua siamo a Valencia o in Messico? Di parlare una stessa lingua latina che non cercare. Allora, certo, sì. L'inglese per, ah, ho visto che in Spagna molti parlano più italiano che inglese. È più facile. Più facile. Si parla valenciano. Valenciana. Parla, sì, sì, valenciano también. Non so parlare, però so capire. Entiende? Intendo. Siamo finalmente arrivati alla Playa de Valencia. Sono le 14:58, ho appena finito di fare il bagno e niente, devo dire che le spese di Valencia sono veramente leggendarie. Kevin, come ti sembra l'acqua? Comunque ci sta, sicuramente è meglio di Cesenatico e del mare Adriatico. Berta, Kevin, voglio il vostro parere su... Ok, forse no. Berta, Nicolas, Berta, Nicolas, Berta, voglio il vostro parere su il mare. Ci sono molti bidoni qua. C'è anche il bagno, c'è il bagno, le docce. Voto? Mi piace molto, molto grande, 10. Sinceramente invece il voto da 1 a 10. 7 e mezzo, sì. Intanto volevo far vedere un attimo che a Bologna ho trovato questo portachiavi G. Vediamo un po' che cosa c'è dentro. Questo è della droga. Vediamo cosa c'è. No. Cacchio, dici? Non è vero niente. Cos'è quella roba? No, no. Diesel. Riprendiamo subito. Vin Diesel. Perché l'hai fatto, Jonathan? Cos'è quella roba? Ah, per te. No, guarda come mi è spianato. Dai, buttala via. Ma cos'è sta roba? Buttala via. Dai, butta via, Jonathan. Aspetta un attimo. Io vengo da... Oddio, io santo. Io prendo bottiglia. Dai, butta via. La signora, cioè, è un po' storta. Perché ha messo la foto così? Non ne ho idea. Che schifo, io quiero, 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 sono le 16:50. Adesso stiamo andando a cenare da Subway, che è distante di mezz'ora a piedi. Intanto ci imbattiamo in questo desolato posto, che è un posto per fare gli incontri, gli scambi di rapimenti, di sequestri o di e di poi droga. In molti posti ci sono, qui a Valencia, questi attrezzi dove fare ginnastica. Adesso qua vediamo Verda 26 e The Sneaker che si stanno allenando.
Intanto abbiamo anche un clown che sta facendo dei giochi. Ricordiamo, un clown che sta facendo dei giochi. C'è un mago vero, ragazzi, c'è un mago vero che sta facendo... ...19.45 e stiamo assistendo a una partita di calcio femminile. Mamma mia, che tifosi veramente. Tifosi, sì, in questo momento ci sono i tifosi proprio. ...58 e ora stiamo per uscire, perché a Valencia la vita inizia adesso. La vita era me, fai vedere... Un'ora dopo! Fai vedere come sei spianato. Se sembri un folletto. Indiano. Un folletto. Vedi com'è spanatino? Ta ta ta. E qui sembra quasi normale. 100% ta ta ta. Ta 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 ta. Scaricano da PlayStation Store. Dove c'è scritto download? Mezzanotte 5. Vuoi che mangiano la paella adesso? Ci vorranno altre 12 ore perché sono venuto a mangiare la paella in piazza. Mezzanotte 5. What? Quindi siamo messi a guardare questo qui. Io sono sfattissimo. Anch'io, ti giuro che sto dormendo. Se no non sarei in piedi. Sì, sì. 39 e mezzo di tempo. Oh mamma. Riprendiamo intanto loro che mangiano la paella. Molto bene, sì. Batteria come si può? Buono. Un giorno o due, insomma. Ce la fai a fare la giornata, sì. Usandolo abbastanza. Sì, sì, sì. Oh, è un clitoristo. Fanno i morosi così. Così. Il cameriere lì che aspetta ancora qualcuno a mezzanotte. Vedremo l'andazzo. Com'è l'andazzo, Kevin? Di merda. Sai che c'è la stella di Israele che avevo per Davide? Dov'è? Non vedo una sega. Non vedo una sega di Paolo. Come? Davide, chi è? Davide. Sono un po' così, scusate. Esatto, è mezzanotte 45. Praticamente stamattina mi sono svegliato, no, stanotte, ho sognato che dicevamo qualcosa e ridavate tutti, poi invece mi alzo e tutti zitti. Nessuno rideva con te? Tutti dormivano, sono girato, lui russava, te russavi che era una tromba e... È l'una e 02 e siamo al Burger King. Non ci credo neanche io. Incredibile. Leggendario. Alex, dove? Guarda. A dormire forse? Intanto abbiamo trovato il sosia di Jonas, quello di Tari. Sono le 10:30 e abbiamo preso le biciclette da My Reception e ora andiamo forse da Starbucks e poi ai musei, passando per il parco. 10:37, siamo a Starbucks. Raccontaci, cos'è questo, Marco? Muffin al cioccolato. Muffin al cioccolato. Si sfatta. Eh? Si sfatta. Io? Non sono corruzzo.
Sono sfatto. L'hanno domande. Cittadino. 11:23 siamo arrivati. Questo è l'esterno del Museo della Scienza. Guardate qua che leggendarietà. Leggenda. Cacciato le bici e ora ci apprestiamo ad entrare. Siamo al Museo della Scienza. Si è appena avuto un uomo ed è uscito un pulcino leggendario. Nel frattempo qua vediamo una tarantola. Di che l'ammazza adesso se lo mangia? Poi è buono questo uovo. Quanto poteva essere massone, veramente, un po' ciò. Non male del cavolo, ma vedete che ti rendi conto di aver speso 8 euro per il Museo della Scienza. Ovviamente facciamo parte della Rotary International. Sti massoni, eh? Mamma mia. Mamma mia. Le aziende. E ovviamente a Santiago Grisolia fu dato la laurea ad onore in medicina e chirurgia il 19 marzo 1900. Ecco la rappresentazione dell'evoluzione del linguaggio. A sinistra, qui proprio barba arancione. Provate a non sbadigliare. Volete spararmi? Andiamo qua, Nicola Spavone. Vado. Vai. Cosa pensi di questo, Berto? Che è un dico la stimata. Oh, e non gli basta? No, no, deve fare di più. Devo cadere. Mamma mia. Animali rari. Gallina con 3 zampe. Rari. Questo fa paura. Ah, questo è un po' buono. Vedete, lo trovi davanti. Una lepre. Arrivo comunque la gallina zampe. Questa? Con quante zampe? Ma cos'è? Oh mio Dio. Questo? È un cano di capra con 3 corna. Ma va. Ah, sei vero.
scusa. Ne ha 8. Ce l'ha anche dietro. Guarda. Guarda qui. Aspetta. Ce l'ha anche dietro. Sì, sì, ne ha 8. Guarda anche dietro. Oddio! Fa vedere. Aspetta. Ah, sono due! Sono due, sì! Non avevi capito? Sì, ma. Ma questo cos'è? Che animale è? Sì, perché... Ma cavati con quel cioccolato di merda lì. No, sì, era di qua, Jonathan. Che stai facendo? Non lo so, i video che non hanno senso. Faceva vivere questo animale, l'hanno fatto fuori subito. Ecco, questo è il satellite che è nello spazio. Che misura tutto. Veramente leggendario. Ecco com'è il satellite nella realtà. 14:38, ora siamo all'Oceanographic e stiamo per entrare. E il museo scientifico è stato bello e adesso vediamo un po' cosa ci riserverà questo Oceanographic. Tutte e due. Penso di cavalcci marini, Kevin. È bellissimi. Cavalcherei uno. Siamo ancora qui all'Oceanographic, bellissimo. E niente, Kevin disperso. Che fine ha fatto Kevin? Adesso sono andato via perché è l'uomo più arrabbiato del mondo. Comunque andiamo a mangiare, andiamo via. Sono appena visto tutto. Perché a mezz'ora non abbiamo mangiato, non andiamo a mangiare adesso. Sono le 4 e... Sono le 4 e 5. È stato brutto finché dura. Là c'è la Ligdor. Allora vi saluto. Ci vediamo tra poco. Volevo dire che comunque gli amici non sono così. Sono le 17:02 e niente, siamo qua al parcheggio delle biciclette. Abbiamo scoperto che quella di Kevin non c'è più, quindi ci ha abbandonato. Ora cosa facciamo? Mangiare. Andiamo da Subway a mangiare un bel po' di latte. Esatto, tu bibite illimitate anche in Italia. A dopo. A dopo. Fatto male. 23 e 26. Allora, siamo al KFC, abbiamo ritrovato Kevin. Ecco qua. Niente, adesso stiamo mangiando. Pretty good job so far. Mezzanotte e 07, siamo appena usciti dal KFC e non so perché, ma guardo qua e vedo un altro scritto JP. Un whisky scotch JP. Tutto mi perseguita, tutto. Sono le 11:28 e niente, e solo ora ci alziamo per andare a fare un giro.
E niente, la leggendarietà rimarrà sempre con noi. Bene, ora andiamo. 11:43, siamo al mercato di Valencia, veramente leggendario. Parisi proverà a tentare il suo record di dips oggi. 1 2 3 4 5 6 7 8, tocca 9 10 11 12 13 14, fai il quindicesimo, vai. 15 a 14 e mezzo, dai, vediamo Kevin quanti ne fa. Dai, vai. Dai, col posto così. 1 2 3, ah, mai il posto. 3, dai. 1 2, quasi. Nicolas Parisi. Bisogna vedere dove tieni, come tieni il polso. Dico, col fronto là e qui, il polso. Sì, sì. Via Nicolas. Metti il polso bene. 1 2 3 4 5 6. Ero storto forse. 1:27, stiamo mangiando in un ristorante e niente, adesso stiamo aspettando. Intanto io sono il mio vino Monaco, andiamo. 13:33, caffè in Fanta e stiamo mangiando tagliatelle e niente, ora si mangia. Passo alla volta, un piccolo passo, un grande passo per l'umanità. Paella. È impossibile. Di Napoli non ha niente. Passa la manghera. Passa la manghera. Ha perso la cena. Allora, lui mi ha detto che è del nord, io ho detto no, è impossibile. Lui ha detto dell'Umbria e io ho detto Campania. È perso tutto l'accento napoletano però. No, no, ce l'ha, ce l'ha. Prova là. Pochino. Pochino sì. Inevitabile, no? Sì, 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 no. Sento di essere del nord, no? Da quanto sei qua? Un mese. Ah, un mese? Ah, sì, sì. Per lavoro, sì. In vacanza? Sì, sì, in vacanza. Andiamo via sabato. Hai disturbato. Buon lavoro, grazie. Sono le 17:17, niente, siamo sti qua tutto il pomeriggio, non fare niente.
19:52. Finalmente siamo usciti. Finalmente siamo usciti dall'albergo e adesso stiamo andando a fare un giro per anche mangiare. Kevin ha già mangiato e niente. Marco, vuoi farci vedere un nuovo metodo per mangiare? È anonimo. In pratica bisogna mettere il cibo, illustraci. Vale, avere una padella posso levare. Come, scusa? Anche sul parte il video. Sì. Non può fare. Un po'. Olio cuore? Sì, proprio italiano. Sono le 21:15. Sono le 21:15. E anziché andare a mangiare, noi stiamo guardando una partita di calcio fra italiani per il calcio d'angolo. Vediamo la ripresa diretta. Si apre non da calcetto. Uè, gol in diretta. Gol in diretta. Non tifi, Nicolas. Eo. 21:37. Abbiamo appena preso da frutta scampana. Da frutta scampana. Una bibita della Rockstar. Un energy drink tropicale, mi giuro che è una cosa che è veramente leggendaria. Marco, che cosa vuoi dire? Leggendaria. Indovinate quanto costa? In Italia questa cosa costerebbe 3,50 euro. Qua invece costa 1 euro. 90 centesimi. Cioè, incredibile, veramente. 22:06, stiamo girovagando per le strade di Valencia e niente, ancora questa era una parte che non avevamo ancora perlustrato bene ed è veramente leggendaria. Mi piace. Adesso il video non rende, ma questa struttura è veramente gigante, non so neanche bene cosa sia, ma è molto bello. Mi piace. No, vabbè, leggendario qua, proprio atmosfera alla GTA. Qua c'è l'autostrada. Oh, non so, no, non penso, no, questa non è l'autostrada. Questa è una superstrada leggendaria, veramente. Siamo buttati di sotto il cellulare. Assolutamente no. Ok, sono le 22:44. Siamo qui 45 adesso, in questo momento preciso. Siamo nella stazione, nella metropolitana, a fare cosa con la maglietta leggendaria? Aspettare la metropolitana, perché giustamente siamo in metropolitana, aspettiamo la metropolitana. Cosa volete dire? Io volevo dire, ho un pensiero per tutti voi. Esprimilo, fratello. Le persone di valore capiscono se hai bisogno d'aiuto, senza che lo chiedi, e te lo danno senza che te ne accorgi, e non se ne vanno finché non stai bene. Questo è il pensiero del giorno. Grazie. Scrittura del giorno. Vai, Mariangela. Vai. Ciao, mamma. Grazie, mamma. Niente, no, dico dopo. Comunque, ancora, mentre stiamo aspettando la metropolitana, nel mentre non abbiamo ancora mangiato, quindi dobbiamo ancora mangiare. Giusto? Non ho fame che mai. Cioè, questo video è una cosa fatta apposta perché Jonathan proprio ce l'ha chiesto di farlo. Tanto lo taglierà. Comunque. Tira il muscolo, cioè. Sì, un sacco. Ciao a tutti, oggi per Scienza e Conoscenza abbiamo il Musepan! Sono le 23:17, siamo usciti dalla metropolitana,
adesso stiamo andando. Comunque Nicolas, ehi, ehi, Nicolas si chiama Immanuel Castro. Immanuel Castro, è vero. Dai, grande Sara, hai forza. Oh, è scritto nelle stelle. Nicolas, quanto so tutto? So tutto. Devi anche un po', capito, un modo di posizionarle bene e poi... Sì, si mette l'anno. Ha pagato 2 euro. Io non mangio più oggi. Ho sforato il budget. Il budget per questa vacanza. Cosa vuol dire budget per la vacanza? 23:49, finalmente mangiamo. Ciao Jonathan. Quando sei a mangiare e ti finisce la bibita, ma... puoi riempirla quanto vuoi. Mezzanotte e 30, appena usciti dal Burger King, vediamo un posto di blocco leggendario. Luna e 24. Loro due dicono che la piazza è da quella parte, io invece sto dicendo che la piazza è da quella parte. Adesso vediamo. Cioè, io sono convinto di andare di là e qui a sinistra. E io sono convinto di andare di là e poi a sinistra. Andiamo prima di là. Ti giuro, sono sicuro. Andiamo prima di là. Sono veramente sicuro. No, ma non ti sicuro. Vediamo. Allora, vediamo. Stai buono. Guarda che sono lento. Di là. Di là? No. I ragazzi italiani. Sì, dove si fa la confetta? Stasera? Ah? Si fa la fine stasera. Sì, paga. Stiamo pagando. 30 euro. No, non si può pagare. Devi farci in italiano. Ma se si colpisce, no? Ah, io! 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 No, ma non è qui, non è vero. Qui scommetto. Ha ragione Berto 26. Cosa? Che di qua vi dico. Ragazzi, ha vinto Berto 26. Sono il più orientato del mondo. È questa. A sinistra. Ah, via. Sì, sì, è questa, è questa, è questa. Allora, ragazzi, ha vinto Berto 26. Un attimo, dopo andiamo in diretta, in diretta. I'm a magician. No, 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 guarda. Ha vinto lui. Ti dicevo, ma dove cavolo vanno di là? Di là c'è il tuo negozio del della Valencia lì. Berto 26, che cosa vuoi commentare? Non si fidano mai di me. Che ti abbiamo seguito. Esatto, noi ti abbiamo seguito perché noi sappiamo che tu sei il leggendario. Sono fresche, 1 euro. Com'è allora? Normale, 1 euro. Berta? Tipo quelle lì, quelle gialle col soldo. Col soldo, 12 centesimi. Bravo del Lidl. È quello. Prendete quelle con l'euro. Con l'euro che ride. È quello. Costano niente. Com'è? Normale. Prendilo da quello senza niente, dai. Dai, dai, Johnny. Ce n'è uno anche di prima. Guarda! No. Grazie. La
chiamato per vendergli una birra. Sì, da un chilometro. Sì, l'ha visto in piedi e ha detto ok, questo compra la birra. E torna con la sua birra. Ma guarda, è felice. È felicissimo. È felicissimo. C'è quel biglietto da vista. Guarda. Cosa vuoi dire? Braccia tiratissimo. Ma che faccio? Come bene? Sono le 2:18. Sì, che riesci a parlare. Niente. Questo è quello che mi ha appena fatto. Verto 26. Verto 26. Ho comprato lo scotch, giusto per dire. Verto 26, perché mi hai ridotto così? Ci vendavo, ci potevo fare. Ma guarda, sembra che non ho più la faccia. È tipo tagliata in mille pezzi. Davide Arruotti sembra. Guarda il profilo! Guarda il profilo! Sono dei gialli cacchi. Ah, comunque, ho appena finito di... Cioè, ho iniziato a scrivere la mia canzone, sono buon culo. Guarda il gioco. Ottimo, come si chiamerà il titolo? Ciao, inedito. Camomilla. Grande. Gianni Cacchi, dall'altro. Sono le 3:01. Volevamo andare qua, ma è chiuso, e quindi anche l'alimentare del Magrebino è chiuso alle 3 di notte a Valencia, ma ci sta, ma ci sta. Intanto qua è tutta gente spaccata, che tutte cose proprio messe sotto sopra, e niente, e quindi penso che adesso ce ne torneremo all'albergo. Sono le 11:51. Ora stiamo andando alla metropolitana per andare nella Malvarotà a mangiare da Tonitz. 13:11, siamo arrivati a Malvarosa da Tonitz e adesso andiamo a mangiare. Nel frattempo abbiamo percorso delle strade dei quartieri di Malvarosa, che sono veramente messicani e veramente criminali. Ecco qua Tonet. 13:24, stiamo mangiando da Tonet, vino con gassosa leggendario, tapas, fantastico, la tapas. La paella leggendaria col pesce, ieri era col coniglio, oggi invece è col pesce. Ti piace più questa? Adesso l'assaggio. Sì, sì, è diversa. Sono le 14:05 e niente, loro hanno preso il gelato della nonna Eufemia. Ciao nonna, ciao nonna. Io invece ho preso il caffè americano, il vero caffè americano. Questo è il vero caffè americano, perché a volte danno il caffè con l'acqua a parte. E quello però è il caffè tedesco, invece il vero caffè americano è proprio questo, e me l'ha dato in Spagna, leggendario, veramente. È buonissimo. Ma solo l'hai bevuto? È buonissimo. Fantastico, leggendario. Fa cagare. È leggendario. Gli fa schifo. Gli fa schifo. No, sono le 15:01, siamo appena usciti da Tonet e devo dire che è stato veramente leggendario. Bello, ho fatto il servizio con Hector Salamanca, poi c'era un fotografo con gli orecchini sbucato in faccia. Però molto buono, c'è anche offerto da bere. Esatto, Hector Salamanca ci ha offerto lo shortino alle erbe. Buonissimo, cioè, il liquore più buono di sempre.
Io casco in diretta. Kevin, come commenti Tonet? Sono le 15:31 e siamo nella FIFA Street di Valencia. Ciao, sono Nicolas. Oggi facciamo le foto. Molto bello. Sono le 15:58. Kevin, che cosa vuoi dire sui cuscini dell'albergo? Non mi sento più il collo. Senza collo. Collo rotto. Te, Berta? Papà! Padre, chiama mia madre. Calvo, il tonno preferito di Jonathan Parise. 17:18, ho preso due pensierini calamite di Valencia. Adesso stiamo per tornare all'albergo. Oggi per scienza e conoscenza, rose. Le rose sono delle piante erbacee di tipo spontaneo che crescono, appunto, come dice il nome stesso, spontanee lungo i grandi prati dei giardini spagnoli. I giardini pensili spagnoli. Oggi per scienza e conoscenza il raffreddore. Marco, cos'è il raffreddore? Non so. Questo. Non se l'aspettava! Ci succedono, mica prendono. Io e Kevin dovevamo andare all'adunanza. Ecco, cosa si è appena rotto tutto? Si è rotto tutto. Io e Kevin dovevamo andare all'adunanza, ma era distante quanto? 55 minuti, e quindi anche con la metro addirittura. E quindi niente, adesso siamo qua per Valencia a fare un giro, mentre Nicolas e Marco, che non sarebbero venuti all'adunanza, stanno nell'albergo, fanno male. Esatto. Interessante. Andiamo a fare 19:44, siamo appena usciti da Las Fritas, abbiamo preso le patate da passeggio, erano veramente buone, forse le migliori che abbia mai mangiato, veramente. Questo gilet lo devo assolutamente prendere perché è leggendario. De Carli, leggendario. Ragazzi, ma che parrucchino ha quello? Sono le 21:15, siamo da KFC a cenare. Leggendario. Le 21:15. Buongiorno. Esatto, fuori ancora giorno. Guarda che faccia! Non se l'aspettava! Sopra ogni cosa! Cosa? What the... Thank you.
dimmi che lo fa. Ti prego, fallo. Dimmi che lo fa. Ti prego, fallo. Ti prego, cazzo. Allora lo fanno quelli. Adesso lui parte la competizione. Con lui. Infatti. Ora ci stiamo dirigendo verso l'albergo. Intanto passiamo per questo edificio che ancora non avevo notato, leggendario come sempre, molto un'architettura proprio spagnola, tropica. Ma questo è l'edificio più bello. Jonathan, faccia strada. Sono le 10:44, ora noi stiamo andando con Kevin a vedere un po', ma comunque i vecchietti nei cantieri ci sono anche qua a Valencia ed è una cosa leggendaria. Cinema all'aperto e niente, comunque adesso andiamo a comprare un po', a fare un po' di compere, oggi giorno di compere. Leggendario c'è ancora e adesso lo compro subito. Comunque guardate qua, c'è tutto scontato, 75 euro, 100 euro, 12:13, protesta. Che cosa pensi di questo, Kevin? Secondo me sono fuori. Sono le 12:39, siamo al Media Market, che sarebbe la versione spagnola del Media World. E guardate qua che TV leggendaria. 12:44, siamo a pranzare da Subway. Leggendario. Oggi siamo con Jonathan Parisi. Ciao Jonathan, allora, quanto costa il tuo outfit? Stiamo dalla maglietta, quanto l'hai pagata? Maglia legendary, leggendaria, comprata da mio babbo, quindi me l'hanno regalata, quindi costa zero. Pantaloni? Pantaloni dell'adunanza neri, marcati Sirisei. Costo, quanto li hai pagati? 45 euro. Cosa? Non è mai vero. Il massimo per te. Massimo. Costo? Costo me li hanno regalati, quindi non spagati niente. Passiamo alle scarpe ben pulite. Pulite. Sono scarpe di. Costo? Quanto le hai pagate, anzi? 20 euro. Jonathan, te le ho regalate io. Costo? Me l'hanno regalato. Ah. Braccialetti invece che vi fanno parte sempre dell'outfit? Allora dunque, questo è braccialetto Africa Giamaica di uomo nero romagnolo e dunque me l'ha regalato Berta 26. Invece quest'altro è braccialetto bianco nero da vero romagnolo nero e questo l'ho pagato 2 euro. 2 euro? Quindi è un outfit gratis. Se non gli avessero comprato i vestiti sarebbe nudo con un braccialetto. Io invece sarei senza braccialetto. E mentre sto per camminare per rientrare all'hotel c'è una scala,
apposta. Perché è tanto peggio di così. 14:28, ora vi farò vedere il mio acquisto leggendario, grande gilet arancione, e lì ci sono annesse, cartoline, tutte uguali, ma che cane che sei. Assolutamente. Molto bene, io non ho preso niente, non prenderò niente per nessuno. Kevin, vuoi parlarci dei tuoi acquisti? No. 20:26, sempre a Valencia. C'è una distesa di arance. Questo Marco, non sei meravigliato dalla creazione di Geova? Questa è la creazione di Geova. I più gay di sempre. Che busco foto. Parte il video, ma sai. Sono le. Farmi un set. Ecco, l'hai letto la scelta elencata. Mi ha fatto le foto, edition. Che vuoi dire, Jonathan? Anzi, che vuoi dire male che mi hai fatto partire il video? Niente, io pensavo di farmi un selfie, ma alla fine ho preso un video e... Voglio essere sench'io? Ci sono rimasto molto male. Voglio essere sench'io. 23:20, abbiamo appena finito di mangiare da Burger King. E Marco, che cosa ne pensi? Dovrebbero essercene di più. Sono le 12:28 e stiamo guardando Adventure Time mentre intanto aspettiamo Nicolas che si sta facendo la doccia.
Edizi e Dizi e niente, stiamo ancora cercando il negozio di magliette, ancora non abbiamo trovato, non ci ricordiamo più dov'è. 13:55. Ah, ora stiamo aspettando il cibo da Desa Santa Maria e niente, il menù del giorno è chicken croquettes e Valencian paella più un litro di sangria in due e una birra media, e una birra media a testa, leggendaria. Ah giusto, Berto 26 Coca-Cola, giusto. Kevin, panino al prosciutto. Ore 14:00. Jonathan non credeva che la birra spagnola fosse buona, infatti non l'ha mai bevuta. Procediamo all'assaggio in live. Estrella Damm cerveza mediterranea. È il bicchiere quello. Buonissima. Vero? Buonissima. Cosa ne pensi, Marco? È veramente buono, oh. Fresca. Vero. Ah beh, sono le 14:47. Come siamo ridotti, Jonathan? Rossissimi. È vero? Fa il video. Fai qua. Fai qua. La sangria è molto buona. Abbiamo bevuto un litro di sangria e una birra media. Okay. Io Coca-Cola. Io ho 20 millilitri di Coca-Cola. Millilitri. L'alcol è buono. Il dolce... un po' meno. Crema catalana tipica spagnola. No, è molto buona. Posso assaggiarla? No. Assolutamente no, hai preso il tuo caffettino di merda con l'acqua. Dai, oh, posso assaggiare? Ma proprio poco poco, guarda, poco. Che esatto. È panda, questa è la crema catalana. Fettino? It's so good. È molto buona. In the sunshine. Va bene, vi lasciamo al prossimo episodio di Nudisti per caso. 15:53, Jonathan Parisi, l'uomo che sussurrava i pizzoni. Jonathan Parisi, ti intervisto, di. Allora, io vorrei tanto vivere proprio in una città che si chiama Malvarosa. Cioè, Jonathan Parisi è residente in Malvarosa, è bellissimo. Poi non so perché esattamente, ma mi dà la sensazione di, non so, unire il malvagio al buono, il malva alla rosa, e poi anche il nome in sé, la sensazione che trasmette, che mi trasmette, è qualcosa di veramente fantastico. E quindi niente, volevo solamente comunicarlo e basta. Grazie. No, grazie a te. Jonathan Parisi, post sangria. Tips. 1 2 3 5 4. Il primo non si conta. 5 6. Ah, si tira su saltando. 7 8 9 10. Dai un altro, facciamo 11. Come gli apostoli. Come gli apostoli, dai! 11. No, niente apostoli. Sei rimasto senza Giuda Iscariota. Tradito. Sono le 18:02. Ah, sono attaccati. E niente, praticamente Marco è andato a dormire in albergo, noi invece adesso andiamo a trovare un Claudio Torre. Claudio Torre everywhere, mamma mia. Comunque quello che volevo farvi vedere io è questo. :19, mentre stiamo andando alla ricerca del kebabaro che con menù kebab ti offre la birra tutti insieme a 4 euro, e ci imbattiamo in questo incidente d'auto madornale. Tantissimo.
Intanto siamo al Belgica 26. Vediamo dei menù da 88 euro e 88 centesimi. Interessante. 18 e 23. Al diavolo il kebab. Andiamo da Subway. Leggendario. 18 e 30. Ho preso il tuna. Bellissimo, perché cambio panino ogni volta che vengo, sono tutti buonissimi. Poi la mia bibita illimitata. Io ho preso un biscotto, un cookie alla banana pecan. E 02. Siamo da Dede Turkish Kebab, dall'altro posto elegantissimo verso un kebab, e costa 5 euro. La patata è una bibita. Kevin, che cosa vogliamo fare? Non lo so, voi tagliare. Sembra per la spiritualità. Come a posto di Sansone i capelli dalla la forza, questo mi fa calare la spiritualità. Sì. Ah beh no. Quindi? Metti tre parole che descrivono il tuo videogioco preferito, no? E una scritto che è 23 e 22 è arrivato il kebab. Questo è un Aristo kebab leggendario, con la birra inclusa nel menù. Leggendario. Mezzanotte e 37 e niente, arresti a Valencia di nuovo. Leggendario. Qua lo dicevano che infatti gli sbirri erano dalle manette facili. Le 9:22. Dobbiamo prepararci per andare all'aeroporto. Tutti catafratti, ma devo farvi vedere una cosa, perché ieri hanno guardato Adventure Time fino alle 3:30 di notte col volume altissimo. Dieci e 39, siamo tutti pronti per andare, addio stanza di Valencia. Sono le 10:52 e assaggerò per l'ultima volta quest'acqua schifosa di Valencia. Acqua buona. Caldo. Mamma mia, calda proprio. Caldissima. 11:14, siamo nella metropolitana. Marco, come commenti questa musica classica di sottofondo? Jonathan, dopo 6 giorni, non si è ancora cambiato, è vestito sempre uguale. Le scarpe hanno una quantità di polvere che è indicibile. Troppa polvere, non se l'è pulita neanche una volta. L'anello satanico ovviamente non può mancare. Il suo borsone da killer barra ladro. Il suo sorriso che non lascia mai a casa. Questo è l'outfit di Jonathan Parisi. Il borsellino da spazzatore di caramello.
sono le 12.02, non mi hanno fermato per il punto della droga, ma hanno fermato per 26 e mi costruito. E comunque io ne ho totalizzata una. Berta 1, Nicolas 1, Kevin 0, Kevin l'uomo più pulito del mondo. Berta 26, cosa pensi di questa fermata, di questo controllo antidroga? Gratuito. Nicolas Parisi, le tue reazioni al controllo antidroga? È giusto, con un fisico di questo tipo il controllo dell'antidroga può accompagnare solo. Adesso casca l'aereo. Sì, sì, adesso decolliamo. Kevin, se avevi i baffi ti fermavo. Sono le 14.53 e siamo arrivati a Venezia. C'è stato un applauso finale, come lo commenti? Bellissimo. Perché devono fare? Cringe. Sì, sì. Questa è l'ignoranza. Di 18.51. Pensavate che fosse finita, eh? No. Siamo a Bologna che stiamo aspettando il treno. E niente, ho trovato il Burger King, leggendario. Forse una delle più grandi scoperte mai fatte, veramente. E la gentilissima cameriera mi ha fatto una mix di bevande leggendarie, veramente, con Sprite e tè alla pesca. E con il Burger King, simbolo di questa vacanza, forse si conclude qua il video leggendario.